l'agenda di quest'anno è appunto che la manifestazione si è ingrandita, quindi parliamo di festival, al cui interno abbiamo mantenuto appunto l'identità di Social Media Week per tutto quello che riguarda il mondo del business e l'identità di festival della rete per tutte le attività più consumer. La manifestazione dentro la manifestazione è di fatto appunto lo Startup Festival. Speriamo che appunto l'imprenditorialità italiana debba insomma essere stimolata e si debbano creare delle opportunità per i giovani. Nello specifico appunto abbiamo deciso di creare questo percorso speciale che avrà una anche collocazione fisica precisa, che è la Mediateca di Santa Teresa in via della Moscova. Quindi una location in cui noi abbiamo cercato di riunire tutti i player del settore in modo tale che ognuno potesse esprimersi con l'organizzazione di eventi e iniziative che hanno un po' lo scopo di mettere un po' di ordine in questo ecosistema così variegato. Proprio mercoledì abbiamo il primo grande evento di apertura, che di fatto è il viaggio a centro dell'innovazione, un viaggio su un intero treno Freccia Rossa, questa volta appunto partirà da Roma, arriverà a Milano. Quindi abbiamo organizzato una serie di speed dating, business speed dating con più di 30 esperti, i quali proprio daranno un percorso insomma completo a tutti i viaggiatori, e tutti i progetti alla fine verranno raccolti. È che tante volte i giovani non sanno appunto in che direzione muoversi, ed è per questo che tutte le nostre iniziative sono comunque si sviluppano nell'ottica di dare delle conoscenze il quanto più appunto precise e complete sotto diversi aspetti. Ma guarda, allora, secondo diciamo, i nostri osservatori non parleremo di stallo quanto più di un rallentamento, è un processo comunque normale. Noi crediamo che in realtà la crescita ci sia ancora, soprattutto per quelle applicazioni come magari Twitter, che proprio stanno cercando di svilupparsi in più paesi, quindi secondo me la crescita è proprio più orizzontale rispetto appunto a un Facebook che si può dire non è arrivato insomma alla fine, ma ha già dato veramente tanto al mondo dei social. Sì, sicuramente questo è stato un grande stimolo per tutti quei giovani che sono secondo me soprattutto creativi e che cercano comunque delle strade, delle idee che si stacchino un po' dal comune. Il mondo social in qualche modo stimola la creatività e l'ingegnosità dei giovani che si buttano insomma su questo settore, quindi delle startup web e internet. Sì, CV Optimization ormai è un appuntamento fisso che si svolgerà appunto ai chiostri dell'Umanitaria, che sono l'headquarter principale della manifestazione. Parallelamente a questo abbiamo creato una versione un po' più avanzata, diciamo, per sempre il mondo delle start-up, che è il check-up aziendale, che quindi si svolgerà tutte le mattine in orario di colazione alla Mediateca di Santa Teresa, in cui si analizzeranno un po' più nello specifico appunto le decisioni, le difficoltà che si riscontrano a livello aziendale, quindi gli organigrammi, la suddivisione dei compiti, delle funzioni all'interno di una società. Ci sono però anche eventi dedicati proprio ai giovani e a tutte quelle figure professionali che il web sta di fatto creando. Vi segnalo nello specifico un appuntamento organizzato da Job Meetings, che si terrà al Politecnico di Milano, in cui appunto si analizzeranno queste nuove figure professionali che emergono dalla rete. Oltre a questo, un evento dedicato a LinkedIn, quindi come anche i social media aiutano sia le aziende a trovare profili idonei, ma come aiutano anche i giovani nella ricerca sempre più mirata del lavoro. Infine vi posso segnalare anche un evento dedicato alle web TV e alle web radio, che noi definiamo appunto delle palestre digitali per i giovani imprenditori.
nelle precedenti edizioni parliamo circa di 250 esperti e professionisti coinvolti, come sempre sia del panorama italiano che straniero, grazie alla collaborazione che continua sempre con l'ambasciata americana e l'ambasciata inglese. Dovendo fare dei nomi, uno sicuramente di cui siamo molto orgogliosi è Ferruccio De Bortoli, ci sono Jamie Wong, la fondatrice di Viable.com, Justin Kahn di Justin TV e ultima notizia, nell'ultima ora, probabile partecipazione di Shelley Roche, la fondatrice di World Chuck.